tutti e bentornati sul mio canale. Allora, oggi parliamo di un argomento che amo particolarmente, ovvero gli auto abbronzanti. Voi sapete quanto io li adori e il video è in collaborazione con Look Fantastic, che ringrazio come sempre tantissimo per collaborare con me a questo video. Vi ricordo che abbiamo il codice del 22% non affiliato, che vale su oltre 11.000 prodotti sul sito, che è tutta colpa di Giulia, tutto attaccato, tutto maiuscolo. E iniziamo subito, perché in questo video non mi voglio parlare solo di quelli che sono diventati i miei auto abbronzanti preferiti. Il mio ultimo update, cos'è stato? Un anno e mezzo fa. Ma trovo che la tecnologia dietro agli auto abbronzanti, specialmente negli ultimi 2 anni, sia migliorata tantissimo. Non dobbiamo più diventare arancioni, non dobbiamo più sopportare quegli odori osceni, non dobbiamo più diventare a macchie. Cioè, oggi il mercato offre veramente di più e delle cose tecnologicamente più interessanti, ed è proprio quello di cui voglio parlarvi oggi. Allora, partiamo da questa nuova tipologia di auto abbronzanti, che sono dei veri e propri sieri di trattamento. Ne ho scelti due. Uno che è fighissimo, è di Isle of Paradise o Isle of Paradis, non lo so. Comunque si chiama Face High Glow Self Tan Serum with Hyaluronic Acid. Questo è un vero e proprio siero, tra l'altro contiene acido ialuronico a più pesi molecolari e una serie di attivi che vi posso garantire è un siero di trattamento a tutti gli effetti, ma inoltre è un auto abbronzante e si utilizza 4-12 gocce, io ne metto 12, ve lo dico già, e ovviamente più gocce aggiungete più il colore si sviluppa, ma è più graduale di un auto abbronzante potente tipo quelli che vi mostrerò dopo. E non, perché spesso le persone non vogliono usare l'auto abbronzante viso perché bisogna interrompere la nostra skincare routine e sostituirlo a qualcos'altro, o trovare un momento in mezzo alla giornata per metterlo. Con questo non bisogna farlo, ed è ottimo anche il siero di per sé. E un'altra novità fighissima è di Tan Lux, che è un marchio secondo me fantastico. Infatti vi mostrerò anche una cosa stavolta per il corpo e poi vi dico perché. Comunque, questo qua si chiama Super Glow SPF 30 Gradual. Infatti questo ci mette più tempo di questo ad abbronzare, perché è un siero di trattamento con SPF 30 e all'interno l'autoabbronzante che si sviluppa in modo graduale. Quindi non rischiate macchie, robe strane, eccetera. Allora, questo, anche questo, guardando la formula, contiene degli oli, molti oli, avocado, è scritto piccolissimo, argan, contiene acido ialuronico, proprio hyaluronic acid, contiene raspberry seed oil, contiene una serie di estratti diversi, contiene la vitamina E. Insomma, anche questo è un siero SPF 30, cioè hanno condensato un siero, una protezione solare e un auto abbronzante graduale. Secondo me è geniale. Poi, un prodotto molto interessante di un marchio di cui parlo sempre, che è Vita Liberata, è questo. Questo si chiama Beauty Blur, quindi fa parte della linea dei Beauty Blur, ed è il Sunless Glow. Perché ve ne parlo? Perché è un prodotto tecnologicamente stupendo, in quanto è un self-tanning skin tone optimizer. Ve lo spiego meglio. È un 4 in 1 primer trucco, autoabbronzante e idratante viso, che permette di dare luminosità alla pelle, anche un leggero effetto cromocorrettivo, ma in più contiene anche autoabbronzante. Praticamente voi potete mettere questo e avete fatto, ed è molto molto comodo. Ha quel colore tipico del mio adorato HD, di cui vi parlo sempre di Vita Liberata, ma in più appunto permette tutto questo. Contiene anche aspettate che ho perso il filo. È questo che devo guardare. Allora, contiene acido ialuronico, aloe biologica, burro di karité naturale, perché può essere chimico il burro di karité? No. Comunque, per appunto, è un prodotto che riunisce primer trucco, perfezionatore di incarnato e autoabbronzante. Top. Io utilizzo il colore latte in tutta la linea. Poi, un prodotto che non sapevo esistesse e che sto utilizzando da poco, però lo trovo fighissimo, l'ho proprio provato 2 o 3 volte, però voglio citarvi l'esistenza, è sempre dello stesso marchio, Isle of Paradise, credo, Isle of Paradise, non lo so come si dice, comunque, si chiama Prep It, è cruelty free and organic and vegan friendly, ed è Prep It Self Tan Priming Spray, è un pH balancing water che permette un longer lasting color, quindi in teoria noi utilizzandolo abbiamo un effetto migliore e una maggior durata del nostro autoabbronzante. Allora,
C'è scritto che è infuso di vitamine ed è formulato con l'Oxyglow Complex, che è un trademark dell'azienda, più avocado, chia seed e olio di cocco per idratare, nutrire e illuminare. Non contiene parabeni, solfati, oli minerali, ftalati, eccetera. Bisognerebbe spruzzarlo pre-tan, aspettare che si asciughi, for your best tan ever. E poi applicare il tuo autoabbronzante. E quindi praticamente va a bilanciare il pH e a permettere che il nostro autoabbronzante funzioni meglio. Ancora non vi so dire se è vero, però mi piace molto l'idea che esista un prodotto così. Poi, un prodotto che mi ha incuriosita moltissimo è questo. Innanzitutto perché è un olio, che è un concetto un po' diverso, specialmente se considerato per viso e corpo, quindi anche per il viso. È di Maintan, Salon Professional Formula. Maintan è un marchio appunto che viene utilizzato anche proprio nei saloni. Dunque, si chiama Illuminating Face and Body Self Tan Drops. Ma che cos'ha di particolare? Innanzitutto è miscelabile al nostro trattamento viso, al nostro siero. Se voi utilizzate un autoabbronzante da miscela, e dopo li vedremo, dovete ovviamente miscelarlo, è meglio miscelarlo, al primo prodotto che noi applichiamo sul viso. Quindi se applichiamo siero e crema, lo miscelerete al siero, ok? Ma questo mi ha incuriosita molto perché è specifico per essere miscelato anche ai nostri autoabbronzanti per renderli più potenti. Tra l'altro contiene ben 7 oli naturali, che adesso vi leggo anche quali sono se li trovo. Dunque, olio di cocco, olio di cannabis sativa, olio di jojoba, olio di argan, olio di rosa canina, olio di grapeseed oil e poi abbiamo l'avocado. Ottime scelte. È, ha un DHA 100% naturale, è senza parabeni ed è vegan. E secondo me è geniale, perché esistono già dei prodotti così da miscela, ma miscelabili per potenziare gli autoabbronzanti non li avevo mai visti. A base d'olio poi non ne parliamo, io questo l'ho provato miscelato a un prodotto di cui vi parlo dopo. Però molto molto bella l'idea secondo me. Se ad esempio avete anche già in casa un autoabbronzante, che però dite, Giulia, non è che faccia molto, ci salva. Dunque, visto che li ho menzionati, passiamo a parlare degli autoabbronzanti da miscela, che sono molto comodi perché vi permettono di non spezzare la vostra routine di trattamento classica. Allora, chi mi segue su Instagram lo sa, io mi sono innamorata di un autoabbronzante, innamorata a tal punto che avevate ragione e l'ho comprato. È in questo video però perché comunque è venduto su Lookfantastic e l'ho voluto inserire. Purtroppo è diventato il mio autoabbronzante preferito di sempre e costa troppo. Questo è quanto, però ve lo voglio menzionare perché io ne sono innamorata. L'ho provato grazie a un campione piuttosto grossino che mi è arrivato da un ordine fatto su un sito e mi sono veramente innamorata, ve ne ho parlato 100 volte su Instagram e voi avete pianto insieme a me per il prezzo. È di Oschia e si chiama Adaptive Tan 3 Phase Self Tanning Drops. Contiene aminoacidi e provitamina B5. Allora, perché è trifasico? E vi posso dire che ha 3 fasi, e posso dirvi che è vero per esperienza personale. Instant Tan, cioè ha una DHA che va a lavorare immediatamente e in 3-4 ore sviluppa la bronzatura. La fase 2 invece contiene il Boost Natural Tan, praticamente contiene il Melanin Complex con aminoacidi e una serie di attivi che vanno a, come si può dire, aiuta a stimolare una naturale abbronzatura protettiva senza esporsi al sole. Adoro. E la fase 3 è il Deep Tan e contiene un DHA microincapsulato che va a penetrare più in profondità dei classici autoabbronzanti per un risultato che dura più a lungo. Confermo tutto questo. Allora, si mixa da 1 a 4 gocce col nostro idratante e vi dico la verità, rispetto a tutti gli altri è vero, ne basta molto meno rispetto a quello che io tutte le volte ne miscelo un chilo perché si veda. E si può miscelare persino al fondotinta, ai sieri o agli oli. E già dopo 3-4 ore si vede la bronzatura e continua a svilupparsi nei 2 giorni successivi. Assolutamente vero. Tra l'altro tiene... dura per più di 7 giorni anche senza continuare a metterlo. Non sono mai arrivata a non metterlo 7 giorni fino a quando non è finito, però è vero, è una bronzatura che dura veramente molto. Ha un erogatore comunque ha l'erogatore in drop, vedete, voi schiacciate dietro e mettete le gocce. È, per quanto mi riguarda, è stupendo, è veramente stupendo. Il colore che dà è un colore biscotto, non fa mai macchie, ne sono innamorata, però costa un patrimonio.
però abbiamo lo sconto. Poi un prodotto che costa decisamente meno, ma che però secondo me si difende molto bene, è questo qua di Lumene. Questo qua fa parte della linea Avalon Nordic Sea ed è il Midsummer Glow Self Tan Drops. La cosa che mi piace è che questo è arricchito da principi attivi molto adatti ad essere utilizzati in estate. Ne ho fatto fuori anche parecchio, è molto liquido, quindi attenzione quando lo erogate. Contiene vitamina C, un DHA però di derivazione naturale, poi contiene Wild Arctic Cloudberry e Arctic Spring Water, come tutta la linea di trattamento Lumene. Tra l'altro vedrete nei top di questo mese un siero Lumene che mi ha fatto impazzire, ma ne parleremo. Allora, questo si miscela ovviamente al nostro prodotto ed è un gradual tanning drops, quindi non è come questo che lo vedete subito, ma è come il siero con SPF, quindi arriva gradualmente. Questo però voi lo miscelate al vostro trattamento. È molto molto liquido, perciò attenzione, perché quando voi schiacciate per erogare dal beccuccio fate fatica a contare le gocce perché viene giù, quindi schiacciate pochissimo. Mi piace perché non è pesante, è un gel liquido come l'acqua, quindi non è pesante, sviluppa comunque un bel colore ed è bello il fatto che arricchisca di principi attivi il prodotto con cui noi lo andiamo a miscelare. Ha un prezzo onesto, quindi per me è sì. Ultimi prodotti di cui vi parlo per il viso sono tra l'altro venduti in bundle, perciò ho deciso di parlarvi di tutte e due. Allora, innanzitutto, vi torniamo a vita liberata. Questo è il Self Tanning Anti-Age Serum. H2O Hydration Technology Concentrate. Questo è un concentrato in drops di vita liberata che però viene definito, cioè dicono che abbia anche degli anti-aging benefit, e infatti è consigliato a chi ha magari qualche anno in più e non vuole rinunciare alla bronzatura, ma vuole quel qualcosa in più dal suo autoabbronzante. Io ho controllato l'INCI per capire cosa fossero, no, gli attivi anti-age. In realtà, dunque, ho trovato, la cosa che mi è interessato moltissimo è che ho trovato ben due peptidi, il palmitol tripeptide 1 e il palmitol tetrapeptide 7, che sono due peptidi molto molto validi per le rughe anche un pochettino più formate e strutturate. Poi c'è il cucumber fruit extract e l'estratto di rosa, l'olio di marula. E poi vabbè, gli attivi per quanto riguarda il discorso autoabbronzante, quindi molto molto valido se vogliamo appunto quel quid in più. Anche questo si miscela uno tra gocce, io ne metto decisamente di più. E l'altro prodotto di vita liberata di cui vi voglio parlare, perché secondo me è molto particolare, si chiama 10 Minute Tan. Mi raccomando, va risciacquata dopo 10 minuti, a meno che non vogliate un colore molto molto intenso. Dunque appunto, si risciacqua dopo 10 minuti for a lasting natural tan. Contiene neroli, estratto di rosa e peptidi biologici. Infatti sta molto molto bene con quello, motivo per cui è in bundle. Sono venuti anche singolarmente. 100% clean, 75% organic. E si può utilizzare dappertutto, quindi viso, corpo, full body. Dunque, contiene organic aloe, organic ginkgo biloba e organic raspberry, quindi abbiamo degli attivi molto antiossidanti e idratanti. E niente, mi raccomando, sfogliamo la pelle prima di metterlo. Ovviamente se lo tenete, anche io sono arrivata a tenerlo una volta anche 20 minuti, ovviamente sviluppa un colore più scuro, però è molto gestibile ed è molto comoda perché è una maschera. Quindi rispetto al dover gestire un autoabbronzante, aver paura del risultato, con questa lo vedete il colore che si sta sviluppando, quindi quando siete contenti sciacquate il viso. Trovo che sia un bellissimo compromesso, specialmente per ottenere un buon risultato e poi mantenerlo nel tempo con le gocce. L'ultimo prodotto di cui vi parlo, e non avrei mai creduto di parlarvi di un prodotto di questo tipo, è un autoabbronzante per il corpo. Voi sapete, ve l'ho sempre detto, io ho sempre usato l'autoabbronzante viso, décolleté e a volte le braccia. Fine. Perché non sono mai riuscita a trovarne uno che non mi facesse le macchie. È molto difficile mettere l'autoabbronzante sul corpo, diciamoci la verità. Ho trovato un prodotto che anche se non fosse l'autoabbronzante ve lo consiglierei. È di Tanlux e si chiama Super Glow Body. È un siero per il corpo all'acido ialuronico che contiene anche autoabbronzante. Allora, ed è graduale, quindi non fate cavolate, perché viene un po' alla volta. Allora, quando ho letto l'INCI ho detto... Allora, questo contiene... Soybean Hydrolyzed Fiber, poi contiene Hyaluronic Acid, una serie infinita di estratti tra cui anche
che come si chiama, cos'è, il cavolo, no? Se non sbaglio. Acido ialuronico ha un altro peso molecolare. Estratto di raspberry, poi avocado, cocco, mirtillo, cacao, salvia, aloe, caffeina, vitamina E acetata, vitamina C, vitamina A, cioè c'è la qualunque. Abbiamo appunto acido ialuronico a più pesi molecolari. Questo è un siero per il corpo che sembra un siero per il viso. Ha una texture stupenda, super fluida, super leggera. E comunque, anche se è graduale, già dalla prima applicazione il colore si vede. È facile da stendere e lascia la pelle stupenda proprio a livello di texture, al di là del colore. Secondo me è un prodotto stupendo, stupendo. E vorrei uscissero anche con la versione senza autoabbronzante, così userei sia l'uno che l'altro. Bene, questo è tutto quello che vi volevo raccontare sugli autoabbronzanti e sulle nuove tecnologie che sono uscite. Io ringrazio ancora tantissimo LookFantastic di aver collaborato con me a questo video. Vi ricordo il codice sconto non affiliato, tutta colpa di Giulia. Un bacione!